nazionale del CONI oggi pomeriggio, che cosa si aspetta? Un percorso per arrivare alla decisione? Ma come ho detto ieri, io temo che prima di settembre non verrà presa nessuna decisione. Vediamo, è qualcosa per cui ci sono ovviamente istanze di natura politica e anche di natura tecnica. Ovvio, dal mio punto di vista, preferirei che prevalessero i ragionamenti dal punto di vista tecnico, considerando molto molto importante l'endorsement che abbiamo ricevuto da Casper. Sindaco Lasse, Milano Torino, per le Olimpiadi, lei lo appoggia? Sì, il punto qual è? Che però una città deve essere la candidata e l'altra in supporto. È chiaro che io vorrei fosse Milano e il sindaco Appendino Torino, quindi temo che non se ne venga fuori. Probabilmente, dal mio punto di vista, aveva logica aver Milano, posto che Torino li ha avute recentemente le Olimpiadi, però insomma temo che non si riesca, ripeto, però non perdiamo le speranze di riuscire a fare qualcosa assieme. Però sempre sulle Olimpiadi, sindaco, ma se non c'è un accordo, viste le parole del governo sulle Olimpiadi low cost, se non c'è un accordo tra le città, in primis Milano e Torino, non c'è il rischio che alla fine la candidatura possa sfumare? Lei lo vede questo rischio? Beh, bisognerebbe sentire anche un po' il CIO, perché il CIO secondo me chiederà di avere una presenza forte su una candidatura. L'Italia potrebbe essere favorita, però ieri dicevo, per esempio, guardiamoci da Stoccolma. La Svezia ha una tradizione enorme nello sci, in particolare nello sci nordico, ma non ha mai avuto le Olimpiadi. Ora, è una candidatura un po' particolare perché c'è Stoccolma, ma per esempio una parte dell'attività la fanno addirittura in un altro paese in cui ci si arriva in aereo, eccetera, eccetera. Però oggi come oggi, in uno spirito di internazionalità, è una candidatura molto pericolosa. Bisogna decidere in fretta però, perché il tema del costo rispetto alle Olimpiadi ormai è un falso tema. Perché? Innanzitutto il CIO finanzia in maniera significativa. E poi nessuno fa progetti faraonici. Quello che bisogna garantire è il fatto che nel post Olimpiadi quello che si fa si conserva. Torino ha avuto un grande beneficio come città nel 2006, non nascondiamocelo. D'altro canto però non è che si è conservato tutto come si era promesso. Per cui è tutto un po' da costruire. Mettiamoci in condizione di difendere una candidatura italiana. Io penso ovviamente che Milano sia la candidata con più carte in regola. Se il governo deciderà diversamente, saremmo a supportare il candidato scelto. Nelle altre città si stanno mobilitando un po' commercianti e altre categorie. Pensate a qualcosa di simile, visto che si allungano i tempi? Sì, ma non è questo il punto, perché ormai non c'è... Che Milano risponda bene, le altre città devono forse anche dimostrare quanto il sistema aggregato. A Milano il sistema aggregato è uscito ieri dall'Expo con una grande aggregazione. Io non credo che questo sia il punto. Veramente speriamo solamente che si arrivi a una decisione in fretta. Questo serve, perché invece fare un buon dossier 3-4 mesi ci vogliono.